Allora, sì, sarebbe inutile tenervelo nascosto, ma sono fidanzato. Io in questi anni ho avuto una storia di 4 anni, mi sono infatuato con una ragazza e adesso sono fidanzato con Gabriele. Ti mando un bacione, mio amore. E no, mi sono assolutamente allontanato dal tubo per questo motivo. E per quanto riguarda le ricette, sì, faremo anche quelle insieme a Gabriele, perché lui ha un'azienda agricola, dove alleva mucche, poi vabbè, lui ha daini, altri animali, però tutto biologico, non gli dà antibiotici, ormoni, tutte quelle porcherie, per cui fa proprio, offre un prodotto di una qualità unica nel suo genere. Tra l'altro lui è anche appassionato di cucina. Se lo volete vedere, guardatevi il video precedente e il vlog. Comunque vi lascio il link qui. Casomai lo intervistiamo. Se volete conoscerlo, lasciatemi un commento. Anche perché nel video precedente vi ho chiesto di indovinare quanti anni aveva, però nessuno ha ancora indovinato. E per cui sì, anche qualche ricettina fatta in casa sicuramente. Poi arriviamo a Lord Fred Fine, che non mi ha fatto una domanda, mi ha fatto proprio io ti ringrazio assolutamente. Mi ha scritto in poche parole un bel messaggio, però mi ha fatto una decina di domande, cerco di rispondere. Ecco, allora mi scrive, ecco il mio flusso di coscienza, come ti tieni in forma? Allora, io adesso come adesso non sto facendo attività fisica, sono sincero e come potete vedere sono ingrassato. Tornando al discorso dei momenti bui, c'è stato un brutto periodo, sono sincero, ho avuto un colpo di sonno, ho fatto un incidente e avevo iniziato ad avere attacchi di panico, a non dormire la notte, perché ho iniziato a prendere dei farmaci e nel giro di pochi mesi sono ingrassato di 30 kg. In più, con un altro farmaco che mi avevano dato per riuscire a dormire la notte, mi sono anche intossicato. Per cui di conseguenza, sono sincero perché non mi va di nasconderlo, purtroppo, cioè purtroppo, cioè fortunatamente ho avuto la sensibilità di riuscire a chiedere aiuto e il 23 settembre sono entrato in una clinica convenzionata con l'USL per disintossicarmi da questo farmaco, una comunissima benzodiazepina che somministrano molto semplicemente i dottori, che però non si dice, però mi prende molto questa cosa. Infatti anche questo è un argomento che mi piacerebbe trattare. Per farvela breve, è un farmaco che molto facilmente dà assuefazione, dà dipendenza e è il farmaco che dà la dipendenza più simile all'eroina. Non vi dico altro. E come mi tengo in forma per adesso, cerco di mangiare bene, di seguire una dieta, comunque tornerò a fare attività fisica. La scorsa estate andavo a nuotare 3 volte a settimana, a fine settimana andavo sempre al mare a nuotare. Comunque ve ne parlerò facendo anche i vlog. Che tipo di alimentazione segui? Beh, io seguo una dieta e stai attento agli ingredienti di quello che mangi, perché con la verità mangio sano e naturale, anche perché appunto come ho detto il mio ragazzo ha questa azienda dove produce la carne eccetera eccetera, e poi comunque ha l'orto, quindi tanta verdura, frutta. Sono un appassionato di spremute, di frullati, ma soprattutto di non mi viene il termine, di centrifughe. Io le amo. Le amo, le amo, le amo. Sono nato il 27 gennaio 1992, sono acquario ascendente sagittario. Poi, quando sei nato, vivi da solo? No, non vivo da solo. Che cosa hai studiato? Io ho fatto liceo artistico, però anche lì ho cambiato,
ho studiato, ho fatto il primo anno in provincia di Padova Est, la seconda, la terza e la quarta a Padova e la quinta ad Est e poi a Caccino. Anche lì dovrei raccontarvi veramente, dovrei fare un video lunghissimo che anche questo verrà fuori veramente di mezz'ora. Ti piace leggere cosa? Allora, mi piace leggere, io sono un appassionato della saga di Harry Potter, i libri li ho letti tutti, li ho letti più di una volta, mi piace molto la psicologia, la cromoterapia, tutto ciò che riguarda tutti i libri che associano la psicologia ai colori, sono appassionato di visual merchandising, interior designer, mi piace l'arte. Il mio libro preferito in assoluto, che magari quando sono in momenti un po' di tristezza o leggera depressione, è un libro che si chiama Mangia, prega e ama di Elizabeth Gilbert. È un libro stupendo. C'è anche il film con Julia Roberts, però io vi consiglio di leggere il libro perché non ha nulla a che fare con il film. E da dove trai ispirazione per le tue ricette? Sai, quando, è come quando disegni, quando ti viene la vena artistica, prendi, parti e vai, cioè nel senso, poi ovviamente in base anche al tipo, ai bisogni che ho personalmente, mi invento, poi mi piace molto giocare con gli oli essenziali, tutte queste varie cosine, capire come associarli tra di loro, gli attivi, gli emulsionanti, i tensioattivi. E bella domanda. Che cosa ti ha avvicinato alla cosmetica naturale e che cosa ti ha spinto a riaprire il canale? Qual è il tuo grande pregio e il tuo più grande difetto? Allora, cosa mi ha avvicinato alla cosmetica naturale? Allora, Cleo Makeup. Cleo Makeup io la seguo da quando ho aperto il canale. Da quando c'erano due video io ho iniziato a seguirla perché YouTube lo utilizzavo già. Poi un giorno mi è venuto fuori tre video correlati, un video di Carlita Dolce in cui spiegava come fare il balsamo labbra che io adoro, cioè proprio lo amo follemente, e così per un anno io ho iniziato a spignattare come un pazzo in casa e dopo un anno mi sono ritrovato la cucina di mia mamma piena di roba, mia mamma aveva le mani nei capelli perché era diventata un misto tra erboristeria e laboratorio chimico e allora ho iniziato a fare video di quello che facevo. E qual è il tuo più grande pregio e il tuo più grande difetto? Il mio più grande pregio penso, anzi non penso, io sono una persona molto sensibile, però fortunatamente crescendo ho imparato a gestire la sensibilità perché la considero un'arma a doppio taglio. Il mio più grande difetto è la testardaggine. Che cosa mi ha spinto a riaprire il canale? Beh, io era da tanto che pensavo di riaprire il canale, solamente che sono onesto, con i farmaci che mi avevano prescritto mi ero totalmente dimenticato sia il nome della mail che della password. Per cui, dopo essere stato a lavorare con una mia amica che presto vi presenterò, sono stato a lavorare al Cosmo Pharma come fotografo e per aiutarla con l'inglese per proporsi in varie, insomma, per vari brand e da lì ho detto cavolo quanto mi piacerebbe tornare su YouTube, quanto mi piacerebbe. Poi cos'è successo? Che dopo svariati tentativi di rientrare nell'account chiamato ad Hotmail Google sono riuscito a tornare sul canale, sia anche sulla pagina, e ad aprire le mail. E cosa accade? Che io apro la mail e mi arriva una mail di YouTube con scritto: vuoi diventare partner? Ho detto ho solo 3.000 iscritti e ho accettato subito. È stato proprio una, io ho urlato perché quando facevo i video sapevo che per diventare partner, ma anche adesso per diventare partner bisogna avere un sacco di iscritti, un sacco di visualizzazioni, però ho scoperto che YouTube la partnership non la dà semplicemente in base alle visualizzazioni e a come si dice, alle visualizzazioni, al numero di iscritti, ma in base anche ai contenuti che ci sono all'interno di un canale. Per cui io anche a questo ringrazio YouTube perché vuol dire che ha apprezzato. Poi cosa è successo? Che fatalità, la settimana dopo dovevo andare a lavorare al Cosmo Pharma, di cui ve ne parlerò perché ho registrato. Poi su Facebook mi sono state fatte altre tante altre domande,
come ad esempio che passioni porti avanti. Io sono appassionato di fotografia, poi tornato dall'animazione mi sono trasferito anche a Milano, dove lavoravo con un'agenzia di animazione dove organizzavo eventi per bambini, facevo babysitter. Poi quando sono tornato nel mio paese d'origine, sempre con questa, è una delle mie migliori amiche, la ragazza con cui sono stata a Cosmofarma, e lavoravo per lei, perché lei l'ho conosciuta proprio perché stavo cercando un'agenzia qui in zona che appunto si occupasse di animazione per bambini. E io l'ho conosciuta proprio per quello, lei era il mio capo. E quindi, ecco, lei già. Luna, vieni qui! Vieni qui! Vieni in braccio, vuoi venire su? Ecco, eccola qui Luna, la mia cucciolina, no, ha 13 anni lei. E poi tra le varie passioni ho fatto anche la drag queen, per chi non sapesse che cos'è una drag queen, in poche parole è un uomo che si traveste da donna, però portando all'esasperazione tutti i lati femminili. Se vi può interessare vedermi, casomai vi faccio un video con un po' di foto in cui vi racconto anche questa esperienza. E il video sarà venuto fuori lunghissimo, comunque ripartirò prestissimo con i tutorial. Una cosa molto importante: scrivetemi che tipo di tutorial vi piacerebbe vedere, perché ci sono persone che adesso hanno iniziato a seguirmi, che sono all'inizio, persone che invece sono già più esperte, per cui se mi date un po' di consigli io ci veniamo incontro. Intanto vi mando un bacione, se è la prima volta che mi vedete o non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, grazie ancora per tutte le domande, se ne avete altre lasciatemele, che così io nei prossimi video vi rispondo senza problemi. Come avete visto, non ho alcun tipo di problemi a condividere con voi le mie esperienze, perché per me YouTube è anche questo, anche perché una persona spesso, quando si trova a parlare da una videocamera, dopo un po' che fa video si dimentica che dall'altra parte non sta parlando con una videocamera, sta parlando con il mondo intero. E parlando con il mondo intero, ci si può veramente confrontare, si possono condividere le proprie esperienze, si può parlare con gli altri, per cui la trovo una cosa, per carità, è sempre una cosa virtuale, però io vi assicuro che conoscere una persona che mi seguiva, perché nel video precedente io sono stato a Verona per conoscere una ragazza che fa la giornalista, tra l'altro bravissima, vi lascio il link del suo canale qui sotto, il cui ragazzo mi seguiva. È stato bellissimo conoscere, cioè non avrei mai pensato, è stato veramente emozionante conoscere una persona che ti segue, incontrarla dal vivo, è stato bellissimo. E per cui niente, intanto vi saluto, vi do un bacione grandissimo e ci vediamo presto.